Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Egli domandò loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi, dai sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Via da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di quest'oggi ci dà una bella occasione di rinnovare la nostra fede in Gesù Cristo, via, verità e vita. La gente chi dice che io sia, ma voi chi dite che io sia? Quindi anche noi dobbiamo sempre rinnovare la nostra fede e chiederci: per me chi è Gesù Cristo? È il mio Salvatore, il mio Redentore, o è soltanto un grande personaggio, un personaggio che è importante per la storia? Quindi dobbiamo rinnovare sempre la nostra fede. Questo Vangelo di oggi è proprio il centro del Vangelo di Marco. Siamo proprio alla metà del Vangelo di Marco. Tutto il prima di Cristo, infatti, dell'Antico Testamento è stato scritto in vista di Cristo. E tutto il dopo di Cristo segna anche il compimento di Cristo. Per questo Sant'Agostino dice anche che il Nuovo Testamento è nascosto in quello antico e ancora il Nuovo rivela pienamente quello antico. Quindi tutto in vista di Cristo. Per questo San Paolo, parlando di questo primato del Cristo, di Gesù vero Dio e vero uomo, dice che tutto è stato fatto per mezzo di Cristo e in vista di Cristo. Quindi ogni cosa riflette questo progetto dell'incarnazione, il primato di Cristo nella storia. In Lui sono fatte tutte le cose e in Lui le cose sussistono. Anche noi sussistiamo, viviamo, abbiamo l'essere in Cristo. E poi c'è un'altra frase molto espressiva in Paolo, quando scrive agli Efesini, quando dice: questo è il disegno del Padre, ora si è compiuto il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo. Vedete anche qui questa espressione, fare di Cristo il cuore del mondo, riflette proprio questo primato. Gesù è il centro del mondo, della storia, del cosmo. Ma non sempre, purtroppo, come sappiamo, trova accoglienza nel cuore degli uomini. Non sempre gli uomini gli danno il primato. Per questo il Signore dice anche che il più grande, il più importante comandamento è proprio questo primato. Amare Dio, innanzitutto ascoltare, ascolta Israele, poi amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, con tutto il nostro essere. E qui dobbiamo sempre chiederci se noi riusciamo appunto ad avere questa fede nel Cristo, del Cristo Salvatore. Quindi il Vangelo di oggi ci dà questa bella occasione per rinnovare la nostra fede. Gesù fa una domanda, anzi ne fa due. Prima chiede alla gente: che cosa pensa di me? Che cosa pensa la gente che sia il figlio dell'uomo? Certamente loro hanno visto tanti segni, ma non hanno saputo comunque riconoscerlo quale egli era davvero, ossia persona divina, il verbo della vita.
danno tante risposte anche belle, poi forse uno dei profeti, Elia, eccetera. E poi il discorso si sposta verso i dodici, gli apostoli, e qui San Pietro, per virtù divina, lo riconosce il Salvatore, l'unto di Dio, tu sei il Cristo, l'unto. E questo è importante anche per la nostra vita, anche noi dobbiamo avere sempre questa fede salvifica del Cristo. Cosa pensate di me? È come quando due persone, dopo tanto tempo che stanno insieme, a un certo punto si chiedono, ma cosa vogliamo fare? Mi vuoi bene? Mi vuoi davvero, sei importante per me? Cosa pensi di me? Così Gesù, noi lo conosciamo, siamo stati convertiti, o chi da poco, o chi da molto tempo lo conosce, vive con lui, fa la comunione il giorno con lui, ma in fondo ci dobbiamo anche chiedere, per me chi è Gesù Cristo? È il mio Salvatore, è il mio Creatore, il Salvatore Redentore. Cosa penso io di Lui? E magari siamo anche capaci di fare una bella professione di fede come San Pietro. Tu sei Gesù, il Salvatore, il mio Redentore, colui che si è incarnato per me, che è morto in croce per me. Ma poi, non siamo capaci di, credere anche nel momento della prova. Ci siamo dimenticati la seconda parte del Vangelo di oggi, è quella della croce. Qui le cose diventano un po' più difficili, anzi tante volte proprio motivo della croce, la sofferenza che questa fede porta con sé, siamo quasi tentati di abbandonare Gesù Cristo. Se Gesù Cristo è buono, allora perché? Certamente, umanamente parlando, la nostra vita è tutta una prova. È difficile tante volte perseverare nella fede e trovare anche le motivazioni per andare avanti. Ma, in fondo, la fede è l'unica possibilità. Ci permette di dare le risposte a tutti i nostri perché. Quindi troviamo la soluzione soltanto in questa fede del Cristo, non soltanto glorioso, risorto, trasfigurato, ma anche nel Cristo crocifisso. Quindi dobbiamo ravvivare la nostra fede in modo particolare in questo mistero della croce. Diceva Padre Pio che Gesù Cristo è sempre con la croce, dove c'è la croce c'è Lui, per questo non possiamo mai separare mai la croce con il Cristo. Quindi dobbiamo anche saper riconoscere in Cristo la nostra salvezza. Per questo Gesù, San Pietro, lo dice anche: tu solo hai parole di vita eterna, da chi andremo? Noi abbiamo veduto e abbiamo creduto che tu sei il Figlio di Dio. E concludo con questa piccola riflessione con la massima di San Pio da Pietralcina in merito proprio ai nostri tempi. Lui diceva così in merito alla fede, quando siamo tentati appunto di abbandonare Cristo e sposare le massime di questo mondo. Verranno tempi, diceva, che saranno molto difficili. Ricordati, diceva, quando verranno questi tempi. Ricordati dei comandamenti di Dio, la preghiera mattino alla sera, il Santo Rosario, i sacramenti, il catechismo, la vita dei santi. Fate tutto nella fede dei vostri padri e non ascoltate più nessuno. Questo diceva perché vedeva la confusione che poi sarebbe avvenuto. Per questo, per rimanere saldi nella fede, dobbiamo sempre rifarci a questi principi, queste realtà così importanti. I comandamenti di Dio, per vivere in grazia di Dio, la preghiera dal mattino alla sera, il Santo Rosario, i sacramenti, il catechismo, la vita dei santi. Fate tutto nella fede dei vostri padri
e non ascoltate più nessuno. Purtroppo questo può capitare, di non poter più ascoltare nessuno, perché oggi come oggi anche tanti pastori ti consigliano tante volte con cose, realtà che non permettono alle anime di vivere pienamente la vita di Cristo. Quindi stiamo attenti, viviamo nella cosiddetta continuità della nostra fede, non deviamo a destra e a sinistra, ma rimaniamo saldi con questi principi così importanti, appunto i comandamenti di Dio, la preghiera, il rosario, la meditazione, la lettura della vita dei santi e poi ecco l'obbedienza al magistero ordinario. Così sia lodato Gesù Cristo.